Buonasera, benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti a questo nostro incontro che prende spunto dalla presentazione di un libro e si inserisce all'interno delle attività culturali del nostro circolo. Io mi chiamo Fausto Milano, sono responsabile delle attività culturali di questo circolo e vengono svolti con un gruppo molto qualificato, sono il loro presidente, di soci del circolo, in cui selezioniamo da molti anni le attività da svolgere e adesso non vorrei sembrare modesto, ma lo dico soprattutto per i non soci che sono qui presenti. Siamo l'unico circolo che ha una regolare e costante attività culturale, non facciamo episodi singoli come tutti i circoli a volte fanno, ma noi ormai da quando abbiamo iniziato alla fine degli anni 80 abbiamo superato le 800 manifestazioni, di cui circa la metà concerti di musica da camera e l'altra metà presentazioni di libri, conferenze, incontri di vario genere. Quando si parla di attività che vengono svolte, libri che vengono scelti, c'è un'operazione di selezione. I temi da trattare sono tantissimi, i libri che vengono pubblicati in Italia sono una cifra spaventosa, sembra che siano i dati SIAE, siamo 60.000 libri l'anno che vengono, a cui viene assegnato il codice ISBN, quindi così sembra che siano più scrittori che lettori, quindi bisogna poi fare una selezione. I libri che ci vengono proposti devono suscitare un interesse particolare in chi li legge, e questo è il caso che è successo questa volta quando è stato proposto il libro di Alessandro Giordano. L'ho letto dall'inizio alla fine e ero affascinato da innanzitutto la formula con cui è stato scritto, perché è molto originale. Chi lo prenderà noterà questo ritmo incalzante ma anche separato, le due vite parallele. Difficilmente si possono immaginare due vite così diverse. Una vita è quella che abbiamo avuto, che abbiamo tutti noi, quindi ordinata, vivendo in un quartiere, avendo, essendo accuditi da quando siamo nati poi, e un'altra è una vita che era certamente agli antipodi. Si possono incontrare queste vite? Sì, si incontrano, e il messaggio che ne viene fuori è di grande speranza e di grande riscatto. Quindi il motivo ispiratore che ci spinge a parlare, a incontrarci e a parlare di questo tema, possiamo dire che è il tema del riscatto e della fiducia, ed è una fotografia di quella evoluzione non solo giuridica e giurisprudenziale ma anche culturale che sta avanzando negli ultimi decenni in tutti i paesi, quelli di civili, insomma in tutta una grande parte del mondo, che è di considerare che la detenzione, che è una condizione molto triste, ha finalità che vanno al di là della semplice punizione, ma al contrario, come dice la nostra Costituzione, tendere alla rieducazione. Per questo motivo le carceri stanno lentamente, ma stanno cambiando aspetto, le persone che stanno dentro in molti casi possono rientrare e rientrano nella società civile in maniera proficua, e tra l'altro questo cambiamento è simbolizzato in maniera molto particolare. Forse voi sapete che c'era il famoso e famigerato carcere di Santo Stefano Ventotene, dove tra l'altro sono passate anche persone molto illustri, come spesso è capitato, specialmente in molti anni passati sono molte persone che sono passate attraverso questi carceri. Questo per dire che non è che tutti coloro che passano nei carceri sono persone così da emarginare. Anche mio nonno non l'ho mai riferito, ma con un certo orgoglio, anche mio nonno ha fatto un breve periodo carcerario nel 1942 assieme ai illustri personaggi, e vorrei dire quindi c'è un po' di tutto che passa. Poi sarebbe forse pure arrivato a Ventotene, ma il prefetto scrisse due righe dicendo che non era pericoloso e quindi poteva non andare in un'isola che era Ventotene, Ponza, eccetera, ma a Pescopagano, che è una paese sperduto, così, dove c'era una professione universitaria. Questo per dire che nei luoghi di detenzione ci può essere di tutto. È un libro di speranza, è un libro di fiducia nell'uomo,
anche nell'uomo che apparentemente in tutti i suoi primi anni sembra irrecuperabile, e per questo condivideremo questa sera questo discorso, questo messaggio di speranza per tutti. La parola adesso al consorzio amico Domenico Roviello, che conterrà questa serata. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Presentazione, bene, allora andiamo subito nel vivo. Oggi presentiamo un libro, Il mio giudice, scritto da Alessandro Giordano. Chi è Alessandro Giordano? Nasce a Napoli, vive a Roma, dove vive e lavora, entra in magistratura prima con funzioni penali, poi con funzioni di giudice minorile, poi ricopre importanti incarichi al Ministero di Grazia e Giustizia perché svolge funzioni di capo segreteria per due sottosegretari di Stato, diventa anche direttore generale degli archivi notarili e attualmente, perché diciamo è un incarico che ho avuto da poco tempo, è il giudice di sorveglianza del penitenziario di Regina Coeli a Roma. È autore anche di testi, articoli in materia civile, particolarmente in materia di obbligazioni e contratti. Bene, il libro ha riscosso molto successo, diciamolo subito. Molto successo perché è stato già presentato alla RAI, a Roma Mattina, e ha avuto diciamo, numerose trasmissioni televisive, tra cui appunto la trasmissione di Marzullo, quello della sera, sottovoce scusa, poi è stato presentato in molte librerie, tra cui anche la Feltrinelli, numerose anche trasmissioni radio, mi diceva prima Alessandro, anche su Isolato è stata fatta una presentazione di questo libro, ma recentemente si è classificato al quarto posto nel premio letterario di Milano e proprio recentissimamente, perché credo non l'abbia ancora ritirato il premio, ha vinto ed è molto contento, si capisce da come appunto lo andrà a ritirare quanto prima, ha vinto il premio della città di Cattolica, quindi primo premio. Allora, veniamo al libro. Un magistrato di sorveglianza o un detenuto, appunto è stato già accennato prima, due mondi completamente diversi, strutture culturali di vita agli antipodi, che però si incontrano, si confrontano, entrano in relazione tra di loro e si scoprono, la cosa più importante è che l'uno serve all'altro, questo concetto del servire. Il detenuto può servire dove è scontato la pena al magistrato e il magistrato ha bisogno del detenuto e vedremo dopo perché. Quindi questi due mondi che si correlano tra di loro e trovano un'intesa, trovano un momento di condivisione. E vale la pena ricordare subito, Alessandro me l'ha ripetuto più volte, e lo facciamo subito, che i proventi del libro vanno alla comunità di Sant'Egidio, che voi conoscete, e che diciamo, è molto attiva nell'attività appunto dell'assistenza alle carceri. Bene, il libro si muove tra passato e presente, è stato accennato prima, e i capitoli parlano della crescita dell'adolescenza del detenuto, questo detenuto si chiama Sasha Iannitto, e del giudice, che nel libro si chiama Franco Scala. Due mondi diversi, due vite che crescono in maniera completamente diversa, in ambienti completamente diversi. Sasha nasce alla periferia di Roma, per la verità la zona di Ostia, non è voluto da nessuno, né desiderato da nessuno, neanche dalla madre, né tantomeno dal compagno della madre, che anzi lo picchia spesso, e vive la sua adolescenza quindi diciamo, tra piccoli reati, piccoli e grandi reati, entra e esce dal carcere per furto, spaccio di stupefacenti, quindi una vita di abbandono e degrado sociale. Franco, il giudice, il futuro giudice, nasce in una famiglia, una agiata famiglia romana, vive nel blasonato quartiere dei Parioli, studia in un ottimo liceo romano, un liceo classico romano, si laurea, entra in magistratura e diventa magistrato. Ecco, due mondi diversi che sono poi quelli che si incontrano. E perché si incontrano? Si incontrano perché, e qui il concetto del servire l'uno all'altro, nel corso di questa vita, diciamo anche professionale, il magistrato contrae una malattia agli occhi,
una malattia molto importante, e quindi questo segna poi la motivazione del romanzo, la motivazione del libro. Allora, io prima di fare una prima domanda ad Alessandro, avevamo deciso con Fausto di intervallare un po' i nostri interventi, e per far capire bene questi due mondi, questi due personaggi, abbiamo chiesto a Paolo Buglioni, che è un socio del circolo, oltre che essere, prima è un attore importante e doppiatore di fama, ma essendo anche socio del circolo, gli è stato chiesto se poteva leggersi alcuni brani che inquadrano meglio quello che vi ho detto, per poter poi iniziare a far parlare l'autore su quello che dico. Allora, brano numero uno. Viene a leggere subito il brano uno. Ma è Natale! Mi fai il regalo che dormo sotto al tavolo stanotte? Chiese Sasha. No, ma Sasha, lo sai che oggi è tornato l'omuletto e per te non c'è posto? Dormi nel giardino, nella tenda, come sempre quando c'è lui, rispose la madre di Sasha e gli amici. Ma fuori fa freddo, è dicembre, sole che sta piovendo, non ce la faccio a scaldarmi. Poi entrano i sorci nella tenda sbragata, disse Sasha. Me stai a stufare, t'ho detto che devi dormire fuori, sei il pischello cresciuto, e non te fa sentire da l'omuletto che si notte lega la catena come l'altre volte, e ce lo sai, continuò la donna. Che succede a chi? Chi sta a parlare? Chi bladra in sta casa? Urlò l'omuletto mentre entrava sbattendo la porta della stanza. L'uomo, dall'età indefinibile, si presentava trasandato con i jeans sporchi e la felpa rovinata, completamente calvo al centro della testa, mentre radi capelli unti gli scendevano ai lati delle tempie fino alle spalle. Niente, erano le, la sapete, è Sciascia che si è montato la capoccia, non vuole andare fuori, ma ce lo sa che sotto al tavolo dorme Bobby, rispose la donna. Oh, non tiriamo fuori le stesse cose, qua c'è posto per noi e per Cucciolone Bobby, che non mi ha mai lasciato solo. Non ce lo voglio, sto bastardo che non è altro, replicò l'omuletto guardandola. Ah, ragazzi, lo vuoi capire che te ne devi andare fuori? Lo vuoi capire che se rompi i coglioni ti faccio mettere di sorci verdi con la corda come è successo prima che entrava al gabbio? Gridò l'uomo girandosi verso Sasha e diventando paonazzo. Lo vuoi capire che per me non esisti, non sei nessuno, e se mi gira ve lascio a te e a tua madre, sta zoccola qua. O so, amore, ma in finale io posso dormire assieme a Bobby sotto al tavolo, per terra, che fastidio do a te? Domandò Sasha. E basta, mo, che hai rotto, fio di nessuno, hai esagerato, ma hai stufato, mo te ne devi andare, esclamò la madre di Sasha. Ma che volete fare? Che volete da me? Replicò il ragazzino. Mo te faccio vedere a faccia di culo che non sei altro, ma chi te vuole, chi te considera? Tu non sei nessuno, non esisti, non vali niente da vivo e da morto, mo ce penso io a te, strillò l'omuletto fuori di sé dalla rabbia. L'uomo quindi, dopo aver preso una sedia dalla cucina, uscì come una furia nel giardinetto incolto che si trovava davanti alla casa. Bestemmiava e imprecava come quando era completamente fatto, e con una violenza cieca colpì ripetutamente la vecchia tenda da campeggio, strappata in più punti, dove dormiva il ragazzo, distruggendola. Il tutto mentre Sasha cercava di attaccarsi alla sua vita per trattenerlo e impedirne l'azione. A un certo punto l'adulto si scrollò di dosso Sasha, lo buttò per terra e gli fracassò la sedia sulla testa. Sasha, prima di svenire, sentì la madre gridare: «Hai chiuso per sempre, Giannitto bastardo, che non sei altro, non tornà mai più davanti a me!» Quando si svegliò la mattina dopo, si trovò fuori del cancello, sul marciapiede, con alcuni suoi vestiti per terra e la tenda rotta e ammucchiata accanto a lui. Aveva smesso di piovere, ma lui era inzuppato d'acqua e aveva un forte mal di testa. Provò ad aprire la porta del cancello che dava sul cortiletto, dove spesso dormiva. Suonò a lungo, ma la casa era vuota. I due erano andati via portandosi il cane, come dimostrava anche il fatto che la vecchia Fiat 850 di Omuletto, dal
due camere e un bagno lasciato allo stato rustico. Sasha si trovò allora da solo in strada, una via asfaltata alla meno peggio e priva di opere di urbanizzazione, che costeggiava terreni incolti e altri su cui vi erano costruite delle casette basse, edificate abusivamente, recintate con reti da cantiere o con muretti realizzati con blocchi di tufo muniti di sbarre di ferro sulla sommità. Il ragazzo prese le sue cose e se ne andò verso la spiaggia deserta. Trovò un luogo riparato e con alcuni rami e dei legni portati dal mare ricostruì la tenda, il suo rifugio, la sua casa. Adesso leggiamo il brano che riguarda l'adolescenza del giudice, l'adolescenza diciamo, di cui vi abbiamo parlato. Franco, mostrando di essere su di giri, intervenne. Senti papà, domani ho la gara di basket. Devo essere puntuale perché per la prima volta concluderemo l'anno con una partita ufficiale del torneo di pallacanestro della scuola. Lo sapete quanto ho faticato per conciliare lo studio con gli allenamenti e le partite che abbiamo disputato tra noi del corso. Ma questa volta si tratta della prima ufficiale del torneo e non vedo l'ora di giocare. Sono contento per te e sono anche sicuro che giocherai al meglio delle tue possibilità. Vuoi che mamma ti accompagni o vai da solo in palestra? Chiese il padre al ragazzo. Vado da solo, così mi sciolgo i muscoli strada facendo. Aspetto con ansia che arrivi domani, precisò Franco. Il giorno dopo il giovane raggiunse la palestra, un ampio edificio bianco che si affacciava direttamente sulla strada. Dopo essersi cambiato nello spogliatoio e aver indossato la divisa di colore verde bosco, entrò in campo insieme agli altri ragazzi. Lo spettacolo era impressionante. Gli spalti erano quasi del tutto occupati dal pubblico. Il tifo da parte dei sostenitori delle due squadre era assordante, grazie anche al rimbombo che si propagava nello stanzone. La squadra di Franco si riunì al centro del rettangolo. L'allenatore, che era a bordo campo, si diresse a grandi passi verso di loro, tenendo in mano una lavagna e un gessetto. Tu non giochi, esordì senza mezzi termini il coach, rivolgendosi a Franco e indicandolo con il dito davanti a tutti. Subito dopo menzionò altri e poi di coloro che sarebbero andati in panchina. Franco non era in nessuno di questi due gruppi. Ma perché, scusi mister, chiese il ragazzo non nascondendo la delusione. Perché sei miope e non posso consentire che ti si rubano gli occhiali. Anzi, non sei convocato per tutto il resto del torneo, rispose l'allenatore. Ma lei sa che i miei occhiali sono di plastica e quindi infrangibili. Io mi sono allenato finora come tutti gli altri e ho giocato sempre con la squadra. Comunque se è per questo stavo attento, glielo prometto, replicò il giovane. Nemmeno per sogno, ho deciso così, sei out, vai in tribuna, esclamò l'allenatore. Mentre Franco si allontanava mestamente verso le gradinate sotto gli occhi degli spettatori, sentì un compagno che diceva ad alta voce, sovrastando il frastuono circostante, che voleva fare questo quattr'occhi? Non si è accorto che i querci ci servono per fare numero negli allenamenti, ma non quando si fa sul serio. Nessuno degli altri compagni pronunciò una parola in difesa di Franco e quel silenzio, più forte del chiasso del pubblico, gli pesò come un bacino. Franco tornò a casa piangendo, inventò una scusa con i familiari e non disse mai il motivo del perché aveva deciso di smettere per sempre di piantare la pallacanestro. D'altra parte, era conscio del guaio che lo affliggeva sin dalla nascita. Un occhio era miope, di una miopia molto elevata, mentre l'altro non vedeva quasi nulla. Lui aveva imparato a convivere con la patologia, ma questa volta il suo problema l'aveva colpito al cuore. Seconda lettura, e quindi adesso passiamo all'autore e passiamo a chiedergli qualcosa. Chiamiamo le domande, ma in sostanza gli chiediamo qualcosa. La prima che gli voglio fare è: Alessandro, quanto c'è di autobiografico in questo tuo romanzo che ci appassiona? Innanzitutto un ringraziamento per l'invito proprio al socio proponente
all'avvocato Domenico Noviello e al dottor Fausto Milano per il Milano, presidente della Commissione Cultura del Circolo, e a tutti i componenti e anche al presidente Masara, presidente del Circolo. Grazie per questa opportunità. Questa occasione. Dunque, autobiografico c'è molto, diciamo, sia per quanto riguarda l'esperienza del giudice, ma anche per quella del detenuto. Del giudice, perché è un po' la mia storia, si parla di Roma, dei quartieri Prati, Trieste, Salario, di varie altre zone di Roma, queste che sono qui intorno. Che poi costruiscono un po', diciamo, la mia adolescenza fino agli anni appunto in cui sono diventato magistrato, dove poi ho iniziato la carriera fuori Roma. Comunque, diciamo, racconto negli anni che vanno dopo quegli 60, ma insomma del terrorismo, nel periodo in cui, diciamo, la vita nei licei romani era abbastanza complicata, perché appunto si viveva in una situazione di tensione, di disordini che adesso per fortuna sono ormai, diciamo, un ricordo passato. E anche mio padre era magistrato, era stato attenzionato alle Brigate Rosse, insomma sono stati periodi che hanno segnato in qualche modo la vita, vengono riportati sinteticamente un po' nel libro, diciamo, nel percorso del giudice, che però è segnato da questa patologia, che poi però si aggrava, in realtà all'inizio è solo una grave forma di miopia, eccetera, però si aggrava poi nel corso del passare degli anni, e che poi forse acquisisce un po' le corde dell'anima, come si può dire, la sensibilità. Dall'altro lato però c'è la storia di questo Sasha, persone che ho conosciuto. Innanzitutto si trattava di un detenuto che aveva richiesto una misura alternativa, in questo caso un affidamento per fini terapeutici, cioè per disintossicarsi dagli stupefacenti. Naturalmente sono situazioni un po' delicate, perché chi chiede queste misure sono tutte persone che hanno tantissime reati alle spalle, e anche reati gravi, che vanno dalla rapina aggravata in su. E la strada è quella del recupero, in cui è difficile vedere se la volontà è vera, cioè nel senso autentico, di disintossicazione. Allora merita di essere premiata, merita di essere favorita in tutti i modi, perché è un modo anche per la società di recuperare questo soggetto, per l'individuo stesso, ma anche per la società. Dall'altro lato invece potrebbe essere una richiesta strumentale, perché è un modo per uscire dall'alternativa al carcere, quindi lì è una mutazione. Comunque, insomma, in quel caso all'inizio la istanza viene respinta, poi invece è iniziato con un percorso positivo. Sasha Giovani invece è un altro soggetto, un altro ragazzo che ho conosciuto davvero negli anni quando io mi occupavo di minori. La cosa che mi ha colpito di più era proprio questo fatto del bastardo. Perché? Perché questo? Perché questo ragazzino, aveva 12 anni così, quando interrogato su che cosa succedeva, che cosa gli veniva fatto, insomma qual era la dinamica in cui si era trovato a vivere, raccontava di venire picchiato, diciamo in quel caso dalla materina, diceva, insomma, dalla compagna del padre, ripetutamente con la cinta o con altri oggetti. Però questa cosa non lo faceva piangere quando lo raccontava, perché raccontava di aver escogitato un metodo. Quando vedeva che la situazione si metteva male, che lui aveva delle conseguenze negative, correva in stanza e indossava più capi d'abbigliamento uno sull'altro per coprirsi dalle botte. Questa cosa lo rendeva, in un certo senso, fiero del suo stratagemma, per cui lo raccontava con una certa serenità, anzi abbastanza in maniera furbesca, però scoppiava a piangere quando diceva che veniva definito bastardo. Cioè, la cosa in fondo meno grave, perché insomma, in fondo, le parole non feriscono come i colpi, però questa cosa lui invece lo faceva soffrire tantissimo, e questa cosa colpiva noi giudici, e ha colpito anche molto me, che diciamo
per cui mi è rimasta impressa questa cosa. E nel caso del protagonista giovane, ho sentito l'esigenza di riproporla, perché è una cosa che non si dimentica, che colpisce profondamente l'intelligenza individuale e che si porta avanti nel caso del romanzo per tutta la storia. Ecco, il messaggio anche un po' più o meno velato del racconto è che io però in un certo senso esprimo quando mi trovo di fronte a me, detenuti, io li incontro periodicamente. Adesso con Covid abbiamo avuto degli incontri via internet, via Skype, ma abbiamo adesso ripreso in presenza, e prima li facciamo periodicamente in presenza, cioè soprattutto quando vedo dei detenuti giovani, naturalmente quei detenuti più grandi è un po' difficile perché sono più strutturati, ma quando vedo dei detenuti giovani io è un po' questo, cioè tutti noi abbiamo degli irrisolti, delle difficoltà che possono essere di carattere fisico, in questo caso il giudice, ma possono essere anche delle deprivazioni, delle difficoltà che sono dovute alla vita che ognuno di noi ha, delle mancanze, dei dolori che la vita arreca. Ecco, non bisogna però arrendersi, e questo è quello che dico quando io conosco le storie, almeno quelle processuali, naturalmente non proprio profonde, però un po' la storia, la vicenda soprattutto che mi arriva dall'equipe del calcio, quindi assistenti sociali, psicologi, che redigono delle relazioni che poi sottopongono al giudice. Ecco, io quindi conosco un po' la vicenda del detenuto. Ecco, non bisogna arrendersi. La sofferenza, il dolore è il punto di partenza, è il bagaglio su cui noi dobbiamo costruire la nostra esistenza. Non deve essere né un alibi per dire tanto io conosco questa realtà e da questa non mi posso distaccare, né un fattore di una zavorra per andare a fondo, ma un punto di partenza su cui uno zaino su cui salire del piede reclinato. Ecco, questo è almeno la speranza, almeno il tentativo che dobbiamo fare. E, per completare, no, perché non vorrei prendere troppo tempo, volevo soltanto dire che di tutti e anche dell'uditorio, per cui non vorrei abusare della pazienza, ma volevo partire dal messaggio del Papa in occasione della 25 Francesco, della 25ª giornata della comunicazione nel 2020. Il Papa ha detto l'essere umano è l'unico uomo, è l'unico essere che ha bisogno di due cose: degli abiti, quindi del tessuto con cui noi costruiamo i nostri abiti per coprire le nostre fragilità, la nostra vulnerabilità, e di storie. Considerate che la radice di tessuto e di testo è la stessa, il tessere. La storia, il racconto, costituisce il nostro bagaglio, il nostro punto di partenza, il nostro vissuto. Noi siamo intessuti, noi stessi, di storie e di racconti. Ecco, questo romanzo, attraverso le storie dei protagonisti, che sono tutte storie vere, sia ai personaggi principali, a Sasha e a Franco, che è il giudice, ma anche dei personaggi secondari del racconto, ce ne sono tanti, sono tutti tratti da storie vere, da carne vissuta, da persone che ho conosciuto nell'ambito della mia attività. Ecco. Quindi le loro storie hanno costituito il tessuto di questo romanzo, e questo romanzo è tanto più autentico, tanto più prezioso quanto autentiche e preziose sono le storie vere di persone in carne e ossa, perché erano persone che sono esseri umani, ecco, in questo senso. E questo è Stefano Ventotene, quindi abbiamo una persona molto poliedrica.
titolo e naturalmente tutti voi per la vostra presenza, e soprattutto ringrazio molto l'autore perché mi è molto piaciuto questo libro, un libro che ho sentito insomma, di grande profondità nella sua come dire, prosa che restituisce una verità umana molto profonda, ma senza retorica, proprio nella verità delle persone. Questo è un pregio grandissimo. Io ho trovato molto interessante, diceva prima anche Fausto, la struttura proprio di questo libro, che è un po' clessidra, direi, no? In cui ci sono due vite parallele, così agli antipodi, che avete sentito quanto diverse, che sarebbe in genere difficile, se non probabilmente in una realtà come quella giudiziaria delle carceri che si incontrano mai. Cioè, è un incontro improbabile che però avviene, e questo è importante perché ci fa capire quanto poca attenzione dedichiamo a questa realtà, che è una realtà presente tra di noi, che è una realtà che incrocia tra l'altro, diciamo, pure persone che vengono anche da situazioni molto diverse. In questo caso Sasha è una persona che viene da un ambiente super, diciamo, degradato, periferico, ma che ovviamente non incontra solo questi, e in cui però si incontrano le competenze, l'umanità e le responsabilità, no, di magistrati, di operatori del carcere e della giustizia. E è interessante che appunto questi due mondi da cui in parallelo vengono raccontate le due storie, poi arrivano a questo punto, dice appunto la clessidra dell'incontro, che cambia la vita di entrambi. E questa è anche un'altra delle cose più interessanti. Non c'è il tema un po' paternalistico per cui è il giudice che salva il ragazzo perché è molto umano, attento, spirituale, e interpreta fino in fondo il principio costituzionale dell'articolo 27 della Costituzione, lo dico perché sono più magistrati, almeno questa la so, e, nel senso della pena, che è una rivoluzione culturale quell'articolo, no? La pena non è né vendetta né solo riparatoria, anche, ma è soprattutto esprime anche una dignità della persona, non si può, e che ha un diritto a essere recuperato come persona, istituito alla società, e quindi di una forma di rieducazione, no? Questo è il fine del sistema, o dovrebbe esserlo. E qui questo ce lo rende drasticamente, ma il fatto che noi appunto, magari rispetto a questa realtà, vediamo molto spesso anche nella narrativa, no? Cioè i grandi processi, e poi c'è qualcuno che va a carcere, quindi si sospende, c'è una zona grigia, no? Non viene più raccontata, e poi c'è magari il dopo. E qui invece c'è il durante, però raccontato con questa attenzione che dicevo prima, non soltanto il giudice che, essendo con quelle caratteristiche che dicevo, si prende cura di questa persona. E c'è uno scrupolo meraviglioso che secondo me fa la differenza, che poi è la vera, secondo me, se potessi dire qual è il momento in cui la narrazione diventa di un altro tipo, poteva essere diversa, no? Lei l'ha detto prima, il giudice non concede, nel primo incontro che ha Rebibbia con questo ragazzo, non gli concede l'affidamento ai servizi sociali, perché ritiene che non ci siano le condizioni, non tanto soggettive se non ho capito male, ma più del fatto che non c'è, questo ci fa molto riflettere, una possibilità di un alloggio adeguato, prima cosa, e dall'altra quella di una comunità che lo accolga o di un lavoro che lo risocializzi. Guardate che questo ci pone un problema enorme, lei lo tocca, lo mette lì, intanto ci fa riflettere. No, invece non c'è soltanto questa direzione, non è unidirezionale questa azione che cambia la vita dell'altro, è reciproco, come lei diceva. Quindi il ragazzo, questo ragazzo, apparentemente appunto questo bastardo che ci dice questa parola con amarezza e che non avrebbe nulla da offrire, solo da chiedere, in realtà è una persona che, proprio perché è messo in una condizione di una relazione vera, riesce a dimostrare di avere una sua personalità, di restituire e di poter sentirsi utile, perché poi il magistrato, finita questa vicenda che ha riguardati, che offre di lavorare per lui con un contratto regolare, per lui certo. E quindi questo ragazzo dà il meglio di sé fino a quasi essere diventato eroico, però insomma, il libro lo dovete leggere, non dico altro. Però ecco, è una storia interessantissima per questa capacità di rendere in modo plastico una reciprocità, no? su di persone che potrebbero essere tremendamente asimmetriche nella loro natura, cultura, eccetera. E l'altra cosa che mi piace moltissimo, perché l'avete sentito dalla magnifica interpretazione del nostro amico attore e doppiatore, è la struttura del linguaggio. Cioè qui ci sono non soltanto due persone con delle storie di prima, ma due linguaggi totalmente altri,
che nessuno rinunciando al proprio, ma cercando di, dove il punto di mediazione linguistica è il fatto che vogliono comunicare, che riconoscono l'umanità dell'altro. Ed è bellissimo perché il linguaggio di, non so come ha fatto a recuperare l'esperienza, comunque ha recuperato perfettamente il linguaggio, come oggi diremo quando parola poi che non ha molto coatto dell'uno, e invece l'altro, se posso dire, un po' aulico, no? Un po' anche quando racconta dell'innamoramento e della conoscenza e della decisione di sposarsi con una moglie magistrata, anche qui c'è un po' di autobiografia, mi pare, e lo fa in un modo molto, molto interessante, molto divertente e molto così apparentemente razionale, in realtà no. Questo un po'. E l'altra cosa che mi interessa molto è il fatto che c'è dentro tutta la responsabilità e diciamo la differenza che può fare rispetto a un ragazzo, ce ne sono tanti, no? Dei ragazzi che con queste vite appunto così già che nascono con una stigma che potrebbe portarli alla fine della loro prospettiva, l'invito costante che gli fa il magistrato, che lo responsabilizza e che dopo la prima volta che dice no appunto non posso darti questo, cosa fa? Questa è la differenza. Non dice semplicemente, beh, è un incartamento che è andato altrove. No, ci riflette e dopo qualche giorno scrive al ragazzo e gli dice, ho riflettuto molto, mi sono letta meglio le sue relazioni, nel senso di lei, la sua storia è tale che ho capito perché lei ha detto questa cosa, e dando esempio di lei, riconoscendo di lei, e l'altro risponde dicendo, mio giudice da questo il titolo, e questo dialogo anche qui, lei e tu, e poi lui cerca di dargli del lei, ma non sa fare. E soprattutto è interessantissimo appunto come attraverso questa scrittura così improbabile di questo ragazzo che si esercita con un compagno, un ergastolano che lo aiuta a scrivere, cioè, si connette in questo modo e poi sono incontri. Ma insomma, lo dico perché è veramente un libro molto, molto spezzante, molto interessante. Io non so, per aggiungere altro che persona dice che poi non lo leggo più perché a forza di raccontarlo. Grazie Sita per questa analisi. Tra l'altro lei... poi invece ci parlerai anche del recupero del progetto di Santo Stefano, detto te, insomma interessa a tutti perché è anche importantissimo e vicino a noi. Bene, le domande non sono finite, continuiamo, devi insomma, spiegare sempre di più. Allora, colpisce il titolo, mio giudice, questo pronome possessivo, il giudice è di nessuno, è di tutti, lo sappiamo, perché hai scelto proprio questo titolo così particolare? Leggiamo dopo perché appunto si ricollega proprio. Grazie. E nasce da una lettera che veramente mi ha scritto un detenuto, iniziava così, mio giudice, ed è curiosito, ho detto, però questo è un titolo perfetto per il libro che già stavo scrivendo, perché diciamo appunto se c'è questa contraddizione in astratto, come diceva appunto l'amico Mimo, non è possibile che un giudice sia di qualcuno, perché se è di qualcuno non è più giudice, non è più terzo, lo potrebbe dire un mafioso, questo è mio, ma allora a quel punto nega l'assenza del giudice. No, in realtà in questa materia, nella sorveglianza, che è un campo diciamo particolare, adesso accenderei un momento, diciamo ecco, c'è un rapporto diretto tra il soggetto detenuto e il giudice di riferimento, è il suo giudice di riferimento, il suo punto di riferimento. In un certo senso è come se lo Stato, in qualche modo, si concretizzasse in una persona che si occupa di lui. Si occupa di lui come persona terza, nel senso che nel carcere ovviamente ci sono tantissime persone, anche ex carcere, volontari, che entrano e così via. Però diciamo, se uno ha un bisogno, anche diciamo, una prospettiva per tendere all'esterno, per avere qualche vantaggio anche di quelli che sono, diciamo, nell'ambito di quelli che sono le possibilità previste dall'ordinamento, si rivolge al giudice. Questo è il suo giudice di riferimento, quindi era per lui il suo giudice di riferimento, quindi era coerente il modo di dire. Ecco, un elemento un po' particolare è proprio questo della magistratura di sorveglianza che viene trattata nel libro, perché è sconosciuta alla maggioranza della popolazione. Consideriamo che i magistrati di sorveglianza in Italia sono 250 in organico, circa in effettivo servizio 230 per una popolazione detentiva stimata di 54.000, sì, al 31 dicembre.
e poi si occupa anche di tutti i liberi che devono scontare una pena fino a 4 anni di reclusione e che hanno avuto una pena sospesa prima di eseguirla, quindi decidono insomma, se si devono appunto poi entrare nel circuito carcerario oppure scontare questa pena nella detenzione domiciliare oppure in affidamento, insomma in misure eccetera. Quindi diciamo alla fine è un impegno abbastanza diciamo come posso dire la notevole che è parecchio elevato. Naturalmente l'elemento principale, l'attenzione principale della legge di sorveglianza è proprio nei confronti dei detenuti, perché i detenuti esprimono una quantità di bisogni che va da quello anche sanitario. Io con il carcere ho iniziato a seguire da poco di regia celle, c'è un buon centro sanitario, ma ci sono tanti diciamo quindi malati che diciamo per cui bisogna considerare una certa caratteristica, cioè consideriamo che la malattia naturalmente spesso c'è, ma potrebbe spesso anche viene strumentalizzata per fini per poter uscire dal carcere. Tutte le pene elevate diciamo non hanno un'altra possibilità che non quella della salute, quindi diciamo è una situazione delicata, è stata particolarmente delicata durante il periodo del Covid che, in cui tutto diciamo il sistema non era preparato, voglio dire il sistema mondiale ma anche quello nazionale ma anche quello carcerario, e abbiamo avuto estreme difficoltà perché naturalmente queste domande sono aumentate a dismisura e bisognava valutare singoli caso per caso. Per fortuna non ci sono state grosse problematiche, come si temeva, delle pandemie all'interno degli istituti che sarebbero state veramente drammatiche. Però diciamo con attenzione a alcuni casi di malati veramente gravi che sono stati diciamo poi collocati in detenzione domiciliare. Detto questo, diciamo, la misura di sorveglianza viene alla luce soltanto quando c'è un problema, un'evasione, una situazione, insomma, diciamo, una situazione grave, altrimenti non se ne parla. Però ecco, la caratteristica è che il focus, l'attenzione del magistrato di sorveglianza non è più, come dicevano, sul fatto, cioè il processo è chiuso, il processo ormai è definito, ormai il colpevole è accertato. Nessuno, cosa succede dopo? Nessuno in genere se ne cura. Una volta chiuso, l'opinione pubblica si, diciamo, soprattutto i media, ma anche l'opinione pubblica, distorce l'attenzione su un nuovo caso che si verifica e si pone all'attenzione. E questo entra invece nel fuoco, nel riflettore, nel spot del magistrato di sorveglianza che a quel punto ha di fronte a sé il singolo, l'individuo, il soggetto nella sua persona, ed è questo l'elemento un po' caratteristico. Naturalmente io dico questo, il magistrato di sorveglianza non è uno psicologo, non è un sociologo, quindi ha di fronte a sé anche l'attenzione alla legge, deve curare gli aspetti della prospettiva di rieducazione, di recupero del condannato, però di fronte a sé anche l'aspetto della tutela della sicurezza sociale, perché per evitare che lo stesso, una volta rimesso in libertà, non possa commettere altri reati. Quindi il binario è duplice, da un lato la sicurezza sociale, dall'altro le esigenze giuste del recupero e dell'attività del condannato. Ecco, quindi diciamo il mio giudice è il titolo che riassume un po' tutto questo, cioè il rapporto diretto tra persone che scontano la pena e colui che lo ha di fronte a sé, che lo giudica. Ecco, quindi mi è sembrato il titolo migliore. Bene, allora leggiamo il primo due brevi brani che spiega un po' quello che ci ha detto Alessandro, cioè dove inizia proprio il rapporto epistolare tra il giudice e il detenuto, e inizia, e i due iniziano appunto, diciamo prima, a confrontarsi, a vedersi, e poi c'è il cambiamento della vita di entrambi in quell'ottica del servire di cui abbiamo parlato. Allora, possiamo leggere il brano 3. Signor Sasha Iannitto, sono il presidente del collegio che ha giudicato la sua istanza alcuni giorni addietro. Volevo farle sapere che ho letto con attenzione le relazioni in cui è descritta la sua storia. Ho appreso delle vicende, anche tristi, che le sono occorse sin dall'infanzia, il contesto sociale in cui è cresciuto,
lo stile di vita che ha serbato in passato, le caratteristiche della sua recidiva e il suo comportamento in carcere, oltre alle prospettive che potrebbe avere in futuro. Credo che ormai nella sua vita lei si trovi di fronte a un bivio, per cui la scelta che dovrà compiere a breve merita un'attenta ponderazione. Per questo motivo, in allegato alla presente, le invio il volume di un autore francese che ha vissuto una storia di abbandono, di devianza, ma anche di riscatto. Dal testo emerge che il protagonista è riuscito a superare l'odio profondo che il suo passato aveva indotto in lui, aprendosi alla vita e al futuro. Spero, signor Iannitto, che questo libro possa interessarla e costituire per lei uno spunto di riflessione, come è stato per me, e di stimolo per le sue scelte nei giorni a venire. Se vuole, può darmi riscontro alla presente, scrivendo alla mia attenzione presso il Tribunale di Sorveglianza. Distinti saluti, il magistrato di sorveglianza, dottor Franco Scala. Sì, come risponde? Ecco, come risponde il detenuto. Mio giudice, so che voi siete il mio giudice che si occupa di me, ma ha detto Don Carlo di scriverle questa per scusarmi per l'ultima volta. Non volevo offendere nessuno e soprattutto voi che avete avuto un pensiero per me e siete il mio giudice. Vi ringrazio più del massimo per il regalo del libro che mi ha fatto davvero tanto piacere. Nessuno si è mai ricordato di me, nessuno mi ha mai fatto un regalo. Non ho mai festeggiato un compleanno con i candele e il resto. Non ho nessuno, neppure un padre, una madre, un fratello, una sorella, una compagna, salvo un figlio che me l'hanno portato via e che non ho notizie e per questo soffro molto. Neppure un amico vero, ho solo me. Forse ci è Don Carlo che poi mi dice che ci è Dio, ma io non lo vedo e lui non mi vede e non si è mai fatto sentire da me stesso. Se no, forse gli avrebbe aperto la porta, ma non ha suonato. Boh, non lo so, ho fatto tanti errori, non ci sono scuse e è giusto che pago per quello che ho fatto. Ho tanti problemi e vorrei stare fuori, ma penso che prima devo spiare la mia pena. Non chiedo niente a voi, solo se avete tempo mi potete scrivere ancora. Forse sareste la gioia più grande. Grazie per il tempo che mi dedicate per questa. Vi mando molti saluti, mio giudice. Ciao, suo Sasha Iannitto. PS. Ha corretto sta lettera del detenuto Magnani Rotolo, che vi chiede se può avere qualcosa del beneficio. Questa era la lettera che Sasha scrisse a Franco all'incirca un mese dopo il loro incontro. Trascorse ancora una settimana e Sasha fu chiamato perché era arrivata un'altra lettera. Signor Sasha Iannitto, le confermo di occuparmi anche dei detenuti il cui cognome inizia con la lettera dell'alfabeto I, quindi si può dire che io sia il suo giudice, il suo magistrato di sorveglianza di riferimento. Quanto alla sua missiva, la ringrazio per avermi scritto. Come le avevo detto tempo addietro, attraverso la lettura della sua storia, ho percepito la sofferenza del suo vissuto. La sua esistenza è stata davvero difficile, anche se le scelte sinora compiute sono state indirizzate verso un percorso deviante. Dunque, per il futuro, se vuole costruirsi una vita da condurre a testa alta, deve impegnarsi al cambiamento. Con questo non sostengo che il cammino sarà esente da difficoltà e problemi, come dice lei, ma le assicuro che ne vale la pena. Per chi è credente, Gesù ci ha annunciato che è certo che ogni giorno ha le sue sofferenze, e queste nemmeno lui ce le risparmia, ma che affidandoci alla provvidenza di Dio non dobbiamo sprecare quell'esperienza unica che ci è concessa in questo mondo, che è la nostra vita. Ma è sicuro che questa vita vera non è compatibile con il crimine, con un'esistenza condotta nell'ombra della prepotenza e dei sotterfugi, ma si realizza alla luce del sole
nei rapporti sereni e civili con le altre persone, nella verità. Signor Iannito, spero di non averla annoiata con queste riflessioni. Le parlo come un uomo il quale, anche per il lavoro che svolge, ne ha viste di tutti i colori e che è convinto che lei abbia delle reali potenzialità, una volta espiata la pena, per fuoriuscire da quel mondo che ha conosciuto e che, se continuasse a frequentare, la porterebbe sicuramente verso la via della distruzione. Ma io sono convinto che lei può farcela. Cordiali saluti, dottor Franco Scala. Bene, questa inizia da poco, come dicevo prima, i due continuano a frequentarsi, il giudice capisce che c'è del buono in Sasha e quindi cambiano le loro vite. Allora, che dire, Alessandro? Insomma, tocca degli aspetti molto profondi, uno in particolare è l'aspetto della fiducia, no? Che regola poi tutti i rapporti di relazione che noi abbiamo, un aspetto estremamente importante, il rapporto di fiducia. Nel libro questo concetto poi viene ripreso varie volte, perché è la base dell'avvio di una nuova vita che il detenuto, che trova così un lavoro, e del giudice che trova un accompagnatore, non solo, diciamo, una persona che gestisce le sue faccende domestiche, ma anche che lo accompagna nelle attività professionali. Allora, la domanda che vorremmo fare, Alessandro, è la seguente: ma nella realtà del vostro lavoro succedono queste situazioni? Ci sono questi, può avvenire questo? Sì, dunque, il rapporto di fiducia qui è reciproco tra i due protagonisti. Dunque, la fiducia è essenziale nel mondo della magistratura di sorveglianza, è essenziale perché quando si accoglie una richiesta di una persona, di un detenuto, ci si basa sul rapporto di fiducia. Naturalmente non è un rapporto alla cieca, nel senso che ci sono dei documenti, nel senso che il giudice valuta una serie di documenti che gli consentono una prognosi, ma è una prognosi che si basa sulla fiducia. Io ricordo che in occasione di un primo permesso dato al detenuto, questo ebbe la brillante idea di prendere un coltello in cucina e di minacciare il fratello con questo coltello, senza per fortuna ferirlo, ma minacciarlo. A questo punto ebbe la revoca del permesso premio e la revoca di diniego rispetto a qualsiasi altro beneficio, e ha terminato la pena in carcere, nonostante lui scrivesse continuamente ogni giorno lettere di supplica o di... Ma la cosa che l'aveva colpito di più, ed è questo l'elemento, era che nel provvedimento, io l'ho scritto, ha tradito la fiducia in lui riposta dagli operatori che in lui hanno creduto e dal magistrato che gli ha concesso il beneficio. Questo problema della fiducia è mandato in tilt, perché lui in ogni lettera ripeteva che non era stato tradito da lui la fiducia, che era colpa del fratello, la cognata, era un pazzo, per una serie di scuse o di cose eccetera, che però diciamo la verità era che lui aveva tradito la fiducia. Quindi l'elemento della fiducia è essenziale in tutti i rapporti umani e in tutti, anche nella storia del libro, che è una storia, diciamo, in realtà vera, che però ho preso successivamente, dopo aver scritto dopo addirittura la pubblicazione del libro, si è realizzata con il cappellano del carcere, il quale ha conosciuto un giovane, però diciamo aveva una storia di trafficante di stupefacenti dalla Colombia, straniero, che però peraltro era esperto, un po' di anziani, lui aveva bisogno di questa persona che lo aiutasse, però abbiamo iniziato un percorso fatto dai primi permessi, insomma sempre più d'apertura, e lui poi appunto intendeva conseguire la rete di guida e poi anche assumerlo, eccetera eccetera. Quindi è una storia che si realizza raramente, che è difficile, però attraverso la fiducia anche tante altre storie si possono realizzare. Per esempio, faccio l'esempio di questo, anche il carcere, la dimostrazione del carcere sta cambiando, che il sistema è sempre più aperto verso l'esterno, la copertina del libro, ne parlavamo poco fa, è una copertina di luce, perché l'apertura indica l'auspicio di un'apertura all'esterno, di una possibilità all'esterno, fermo restando, premetto, che chi sbaglia deve pagare,
cioè non, qui non è un discorso né di lassismo o di buonismo, non ci sono diciamo, alternative, nel senso che agli errori bisogna rispondere con il sistema prevede delle sanzioni. Questo però non vuol dire che non si debba dare un'opportunità ulteriore a chi vuole scegliere un'altra strada. E questo è anche attraverso appunto la fiducia che viene data ai detenuti. Infatti, le attività che vengono fatte in carcere, per esempio, è uno di questi dei modi di recupero e di riabilitazione e di possibilità che viene data a chi è all'interno. Attraverso lo studio abbiamo tanti detenuti che conseguono la laurea anche in giurisprudenza, filosofia, lettere, abbiamo avuto all'interno dell'istituto ed è una grande soddisfazione, ma anche quindi attraverso anche in alcuni casi permessi per poter uscire a sostenere l'esame, altrimenti normalmente sono percorsi all'interno effetto del ciclo di studi, ma anche attraverso attività concrete, materiali, attività risocializzanti che poi possono portare all'esterno. Per esempio a Milano Opera c'è un ottimo laboratorio di pasticceria per i panettoni, ma in tutti gli istituti ci sono attività che consentono a chi vuole, di istituti diciamo un po' strutturati. A Roma per esempio è partito questa esperienza di un laboratorio di sartoria maschile, femminile già c'era. Già c'è, maschile, è stata un'interessante esperienza perché un paio d'anni fa avevo conosciuto questo, vi racconto, questo sarto, grande però presidente di un'associazione di sarti italiani che faceva abiti per tutto, esportando in tutto il mondo, che ha una sede qui in Prati, insomma veramente affermato, che aveva iniziato, che ho conosciuto lì, aveva iniziato questa attività offrendo la sua prestazione assolutamente gratuita nei confronti di questi ragazzi che imparavano a cucire, persone con reati molto gravi, anche omicidi eccetera, che per la prima volta prendevano in mano un ago, insomma, una cosa un po' quasi femminile o comunque insomma che loro magari rudi non avevano mai tenuto in mano, anche la precisione del taglio. Così cosa succede? Che dopo un paio di mesi da questa esperienza vengo a sapere che questo sarto era deceduto. Sono dispiaciuto tanto, ma poverino, aveva iniziato anche con i ragazzi, questi detenuti che avevano iniziato un percorso, insomma, insomma. Per fortuna, poi subito dopo abbiamo aggiunto la notizia che il figlio di questo grande sarto, che non era anzianissimo, aveva ripreso l'attività del padre, quindi ha iniziato ad andare in caccia, a continuare questa attività, e quindi prima di Natale c'è stata questa sfilata a Rebibbia alla presenza del ministro diciamo, Cartabia della giustizia, appunto di abiti maschili indossati dagli stessi detenuti che avevano cucito, avevano realizzato questi abiti, giacche non sono tanto facili da realizzare, cappotti, ma insomma, tutto l'abbigliamento così. E l'ultimissimo sviluppo di questa vicenda è che il primo, il più bravo, ma il primo perché finiva anche la pena, proprio un paio di settimane fa, anche capitato a me, ha avuto la misura dell'affidamento in prova del servizio sociale, termina la pena a luglio e già è stato assunto da questa sartoria con contratto a tempo indeterminato, ovviamente in prova per i primi 3 mesi, ma poi sarà stabilizzato perché è molto bravo, e trafficante di stupefacenti, ma con pene di 15-16 anni, insomma, di reclusione, insomma, quindi ha fatto quasi tutta la pena in carcere, salvo gli ultimissimi mesi adesso che aveva in misura, e quindi avrà un futuro, ma questo avverrà anche per altri che stanno seguendo la sua strada. Naturalmente non è facile, ecco, perché c'è una volontà, è una mano tesa che viene data e va raccolta, perché naturalmente, ed è questo un po' il discorso che facevo, ripeto, accennavo prima ai giovani, cioè voi quando qui avete un momento di riflessione, sì, ma da una parte c'è una strada che voi conoscete, che sicuramente è una strada di negativa che vi riporterà a frequentare il carcere, perché prima o poi il conto si paga, si può andare al ristorante senza pagare, ma prima o poi arrivano, il conto arriverà. Però è una strada facile, perché è una strada che già si conosce e che porta un guadagno comunque più o meno.
ma io dall'altra invece c'è una prospettiva nuova. Ecco, l'importante è dare questa opportunità. Volevo soltanto dire, anche per passare la parola, no? Perché che anche la stessa struttura carceraria è cambiata in un'ottica di benefici, ma anche il carcere stesso è modificato. Considerate che una volta, nel 1700-1800, il carcere aveva una struttura cosiddetta panottica, cioè si partiva da una struttura centrale, ed è questa probabilmente, da cui partivano tutta una serie di braccia. Adesso vediamo nel filmato, nella realtà. Oggi il carcere anche in Italia, ma anche all'estero, una struttura diversa, perché si pensa in una prospettiva diversa. Ecco, volevo togliere la parola appunto all'onorevole Costa, perché appunto ed è questo un po' il passaggio. Prego. Beh, allora, sì, prima di dare il microfono a Silvia, così ci illustra altre riflessioni sul libro, e poi vediamo un breve filmato e poi ci parlerai del progetto. Io però un'ultima domandina gliel'avevo promessa ad Alessandro, glielo voglio fare. Gliel'avevo detto, all'ultimo ne farò. Allora, a me piace molto, o prima o dopo aver letto un libro, vedere a chi è dedicato, e questa cosa mi piace, perché è una cosa, c'è qualcosa anche di bello anche in questa dedica, perché ovviamente è dedicato alla mia famiglia, dice Alessandro, ai colleghi di sorveglianza, e quindi è bello anche questo passaggio. E poi c'è un punto bello: a Davoli, in provincia di Catanzaro, dove tutto ebbe inizio. Io adesso non credo tutti conosciamo Davoli, quindi ci devi dire qualcosa, no? Giacomo, che dici? Come la vedi? È bene che facciamo parlare lui, eh? No, una parola. Parlamentare. Davoli, piccolissima cittadina in provincia di Catanzaro, vicino alla più nota Soverato, che è abbastanza proprio conosciuta. Comunque, perché tutto è inizio? La domanda che mi sta arrivando, ma perché è conosciuta sua moglie? No, perché mia moglie è conosciuta me. Perché ieri ha avuto inizio il romanzo, perché io l'ho scritto d'estate, durante le vacanze estive, quando la famiglia andava al mare la mattina, e io invece vado poco perché mi ustiono anche per problemi di carnagione, e quindi io mi fermavo a scrivere, e quindi nell'arco di 2 anni ho scritto, che poi è stato completato anche ovviamente a Roma nell'ultimissimo periodo della pandemia, l'ultima proprio lettura finale, stesura eccetera, però è stato scritto a Davoli. Quindi devo dire che davanti al mare di Davoli, ma non sulla spiaggia, dove ha avuto inizio e inizio questo romanzo, e quindi sono arrivato a Davoli, alla Calabria. Grazie, era semplice, era semplice. Sì. Sì, allora, la struttura del panottico, partiamo da questa fase. Silvia, credo che la parte più bella sarà di vedere il futuro. Sì, allora io ho pensato di no, dico solo un po' di che sono soltanto per introdurre, intanto ringrazio molto per questa possibilità di parlare anche di questo. Io penso che la cosa più efficace, anche i tempi sono quelli che sono, perché per non usare la attenzione, ho pensato con me e con Fausto di fare vedere un brevissimo, dura 2 minuti, video, che è un filmato che abbiamo fatto e che illustra un po' il senso, insomma, intanto il luogo, il significato, la prospettiva di questo progetto. Siamo una cosa, siamo uno spazio, e io ho avuto questo incarico del governo 2 anni fa, è un impegno molto complesso, perché siamo in una riserva naturale, perché siamo in un'area marina protetta, perché è un isolotto piccolo, un po' non accessibile, infatti devo fare anche la prodo, cosa che anche questa è di grandissima dispute, ed è di fronte all'isola importante che ha detto Tenere, l'isola madre, fa parte dello stesso comune, e dove sapete, avendo te, c'è stato il confino degli antifascisti tra il 39 e il 43, e dove Spinelli, Rossi e Eugenio, da Colorni hanno scritto il famoso manifesto per Roma Libera Unita, e non sono solo loro, c'è anche le due donne importanti che si chiamano Ursula Eichmann e Anna Rossi. Questo ne fa un simbolo straordinario europeo, e continuamente ci sono le iniziative che fanno parte del Mondo Federalista, del Mondo Europeo, eccetera. Questo è per dire il senso. Ma nel 2016, appunto, ci fu allora governo Renzi con Franceschini, che era già allora ministro della cultura, e poi è stato rilanciato con il governo precedente, con il governo Draghi, di fare a Santo Stefano, in questo carcere abbandonato da 55 anni, a un degrado tremendo,
e però fascinosissimo, proprio il primo panottimo della storia fatto dai Borboni nel fine del Settecento su un progetto illuministico, questo appunto del panottico, da un luogo unico si vede tutte le tre file di celle di questo magnifico, insomma, tanto bene culturale, anche bene anche storico e riconosciuto del Ministero dei Beni Culturali. E questo progetto è stato fatto con un finanziamento, sono stati creato un accordo fra tutte le amministrazioni che sono interessate e competenti nella materia, poi per circa purtroppo 3 anni sono passati anche molti governi uno dopo l'altro, eccetera, si era un po' fermato. Dal 2020 io ho avuto questo incarico, ero appena finito di fare il parlamentare europeo, perché questa cosa deve avere un ruolo europeo, e siamo partiti in questo recupero, quindi è recupero, restauro e rifunzionalizzazione, e quello che vedete dobbiamo fare una certa cosa. Una sola parola, però la spendo, che si collega un attimo con la sua esperienza. E nel senso che in questa noi stiamo lavorando contestualmente per scelta, anche per recuperare i tempi, ma anche come scelta di approccio circolare, sul chiamiamolo contenitore, quindi il complesso fisico, quindi siamo una fase di sono cioè adesso i lavori di messa in sicurezza, di restauro, cioè, eccetera, e così. Sul contenuti, io non ritengo che si possa fare ora, facciamo, recuperiamo, no? E poi vediamo cosa fa, come pensabile. Quindi abbiamo cominciato già una importantissima ricerca negli archivi, dato molto appassionante, abbiamo fatto così, protocolli con molte università del Lazio e non solo, anche per l'Istituto di Firenze, eccetera, con invece tutta la parte ambientale molto importante lì, e anche vorremmo farci anche qualche residenza d'artista, questo per dire un po' il senso. E mi sono imbattuta in questo percorso in due cose che voglio dirvi. La prima, che certamente è stato un ergastolo durissimo, che tanto questo si può leggere, dico che un monumento ma anche un documento di come è cambiata la cultura carceraria fra fine Settecento e metà degli anni Sessanta, cioè faccio a flash. Però ci sono degli incontri, diciamo, importanti per me, perché un po' sapevo, un po' non sapevo, l'ho scoperto dopo, che non solo è stato un durissimo ergastolo, e in particolare non ve li racconto, ma insomma è scritto anche in letteratura varia, di è stato illustre detenuto là dentro, e quindi questa è la sua natura, ma ha sempre avuto durante tutta la sua storia dentro sempre oppositori politici dei diversi regimi, fino al fascismo, e quindi c'è stato Pertini, c'è stato Terracini, per dirvi, no? E che poi sono andati al Confindimento Bene. E questa invece è la cosa che interessa molto, per cui io ho portato a mia volta un piccolo libro che regalo al giudice, ad Alessandro, perché è una nuova edizione fatta ora di un libro scritto nel 55, questo per dire che cosa vuol dire il fattore umano, no? In queste vicende. Pensate che nel 50 sbarca sul 52, quindi appena dopo la Costituzione approvata dell'articolo 27, eccetera, ma ancora con leggi, chiamiamole fasciste, precostituzionali, perché la riforma carceraria fu fatta nel 75, e sbarca su quest'isola un uomo che si chiamava Eugenio Perucatti, lo potremmo definire un cattolico riformatore, con 10 figli e la moglie, e dice: questo carcere è contro la Costituzione, e senza chiedere permesso a nessuno trasforma totalmente la vita di questi poveri carcerati, fa delle cose assolutamente avveniristiche che adesso non devo descrivere, ma e soprattutto scrive da qualche anno un libro contro la cosiddetta fine pena mai, perché l'ergastolo deve essere attenuato, anticipando di 20 anni la riforma carceraria e di più di 20 anni la riforma Gozzini, che ha effettivamente consentito anche questa interpretazione del ragazzo in modo diverso. Ecco, voglio dire soltanto che questa è una storia che stiamo cercando anche di scrivere, abbiamo messo un tecnico scientifico che sta facendo il proprio progetto, chiamiamolo dispositivo museologico, ci sarà appunto la visita di tutta questa bellissima struttura con la storia, con qualcosa anche di multimediale, ci saranno anche una piccola, una limitata residenzialità tipo foresteria, per le attività che si possono fare lì, sì, la maggioranza si farà ha detto bene. E poi stiamo lavorando insomma in un modo un po' più global con anche interlocutori europei e internazionali. Mi fermo qui perché sono faccio proprio troppo lunga, però adesso il filmato vi dice tutto quello che io per fortuna non vi ho detto, ma che sarà più plastico. Grazie. Ecco appunto, vediamo questo filmato. Io ho avuto il privilegio di vederlo prima. Ed è un momento di speranza, è veramente un momento di gioia e di speranza, perché Silvia trasformerà questo posto che ha ospitato tanta sofferenza e tanto dolore, nei prossimi anni diventerà uno splendido luogo, un ricettacolo di cultura, di
delle sofferenze che ci sono state, anche di chi è stato ingiustamente imprigionato soprattutto, sono state alla base poi di conquiste importanti fatte, che sono costate molto. Bisogna lavorare con questo spirito, non solo il contenitore, ma anche i contenuti e anche il contesto, che parli ai giovani di oggi. Il carcere di Santo Stefano, l'isola di Ventotene, costituiscono dei capisaldi della nostra storia, sono dei punti di riferimento. Tante volte ha visto condividere delle serate belle come questa. Grazie a tutti.